Qual è la situazione del mercato immobiliare a Mussomeli? Allora, il mercato immobiliare a Missomeli è in forte calo e questo calo è dovuto allo spopolamento demografico. Se noi facciamo un censimento reale, reale significa delle persone che abitano a Missomeli, noi arriviamo appena a 8.000. Qui a Missomeli è circa il 40%, diciamo, di calo. Un altro fattore che ha influito a questo calo è la tassazione fiscale, che disincentiva le persone ad investire. Sui fondi, sui terreni, com'è la situazione? Sui terreni diciamo che ancora tengono perché non c'è questa tassazione che è alta. Di La zona più ambita? certo non il centro storico. La zona più ambita, la zona alta, la zona nuova. Le coppie cercano più casa da acquistare o in affitto? Delle coppie diciamo che sono anche incentivate a comprare, se riescono ad accedere a qualche mutuo comprano, perché adesso sono molto bassi, il valore degli immobili attualmente è basso. Rispetto al passato ricercano immobili forse più piccoli, diversi. Di solito cercano queste abbezzature di 100 metri quadrati. Questo è un momento favorevole per acquistare? Assolutamente sì, è un momento favorevole per acquistare perché i prezzi sono bassi. Mai stati così bassi. Quanto siamo a metro quadrato nell'ordine? E siamo nell'ordine, non il nuovo, parliamo di immobili costruiti 20 anni, 25 anni fa, negli anni 80, diciamo, 80, fino agli anni 80, andiamo intorno ai 500 euro metro quadro. Per i terreni, quali sono le zone più amate? Allora, per quanto riguarda i seminativi, le zone diciamo rinomate in assoluto è Polizzello perché per diciamo, la qualità del raccolto del grano che si fa. Per quanto riguarda invece la zona di villeggiatura, abbiamo le zone più rinomate, sono il Castello, come di regola è, e poi Casazza e Contrada Germano.